L'inchiesta Lampetra, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria e della Procura Distrettuale, è arrivata alla chiusura delle indagini preliminari firmata dai PM Walter Ignazitto e Paola D'Ambrosio. Il numero degli indagati ora è salito a 25 rispetto ai 19 dello scorso luglio. L'indagine ha messo sotto scacco i nuovi esponenti della cosca storica di Scilla, Nasone Gaietti, responsabili di associazioni di tipo mafioso, associazione finalizzata alla produzione e al traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. Obiettivo della cosca era monopolizzare l'intera area tirrenica attraverso uno spaccio capillare e organizzato in modo certosino. La cocaina acquistata da Sinopoli veniva rifornita in quantità limitate ma a cadenza regolare, mentre la marijuana era prodotta, essiccata e smerciata direttamente in proprio. Tra gli indagati spiccano Carmelo Cimarosa e Angelo Carina, zio e nipote a rappresentanza rispettivamente delle nuove leve e delle vecchie glorie del clan scillese.